anche oggi è una bella giornata. Guarda qui che roccia. Wow, qui sembra proprio una... un canyon. Sì, guarda, addirittura spaccata con una grotta. Guarda che roba qua, uno spettacolo. Guarda che roba lì, guarda. Ci si sente addirittura dentro uno, più snello. Wow, lì c'è pure una... sì, questo sentiero mi sa che ci porta proprio per lì dove dobbiamo andare, eh. Wow, guarda, lì già si vedono le nuvole, vedi? Questo senz'altro ci porta proprio lì. Eh sì. E siamo arrivati. No, quello è sempre la rocca, però ripeto. Siamo arrivati? Eh sì, siamo proprio arrivati. Ok. Bene, wow, oggi la nostra avventura ci porta in questo luogo che si trova di fronte alla rocca e al ponte delle torri di Spoleto, che è l'eremo di San Leonardo, dove adesso andiamo ad esplorare, che mi risulta che ci sono delle grotte che erano appunto dove San Leonardo pregava e si soffermava, e ci dovrebbero stare anche degli affreschi sulle mura, cosa che mi interessa in particolar modo. Sono qui con Diego e adesso faremo questa esplorazione. Ma la cosa che più mi incuriosisce è che esiste anche una leggenda di questo luogo, e è forte il fatto che la gente locale dice che qui esiste un fantasma di una bambina che era una giocando a palla e cascata di sotto. Infatti qui ci troviamo anche abbastanza alti, e di tanto in tanto si sente il suo lamento, soprattutto dicono nelle serate di luna piena. Bene, noi siamo qui, adesso vedremo anche di scoprire se questo sia vero oppure no, e se necessario ci ritorneremo anche in una serata di luna piena. Adesso esploriamo, perché ci dovrebbero stare le grotte dall'altra parte, non so dove, che ci dovrebbero stare anche degli affreschi. Ok, restate con noi e insieme andiamo a scoprire se questo fantasma di questa bambina esiste oppure no. E forse quella stradina ci portava quella strada direttamente lì. Dai che ci siamo. Wow, qui ci sono delle scale che erano le scale della casa che andavano di sopra. Vediamo da dove si passa. Sì, è lì che di là dove saliva, sopra. Forse da quella stradina, sì. Allora, almeno. Sopra non c'è pavimento poi, no? No.
No, e qui indagine facciamo un'altra parte. Dobbiamo vedere quella stradina se ci porta alle grotte. Dobbiamo trovare le grotte dove ci sono questi affreschi. E poi qui ci ritorniamo e facciamo un'indagine. Lì c'era quella scritta, il numero, sì, chissà. Scritto qualcosa, boh. Comunque, questa è la casa della leggenda della bambina. Poi. Allora io mi chiedo una cosa, Diego. Questa bambina, si dice che il fantasma giocava a palla. Ma dove giocava a palla? Qui? Cioè, Porella, non c'erano gli spazi per poter giocare. A meno che, sai, sia franato, sia stato, il paesaggio sia cambiato. Non ci sono quegli spazi che possono dire ci posso giocare a palla. La leggenda dice che è cascata qui, evidentemente, in questi precipizi, e da allora ne sentono i suoi lamenti, soprattutto di notte, luna piena. Staremo a vedere, faremo questa indagine e constateremo se è vero oppure no. Dovremo trovare queste grotte. Andiamo avanti. Ci sono, perché si vede anche da di fianco alla casa. Poi là dobbiamo trovare un'altra parte. Qua già siamo oltre. No, sì, ma qui stanno le grotte. Andiamo un po' avanti e troviamo, dai. Perché se noi guardiamo anche su dalle fotografie, eccole là le grotte. Guarda, ma vedrai che troviamo. Ci sta qualche cosa lì. Eccola laggiù, si vede, si vede. C'è tutta una fila di grotte lunga. Di fronte a te, guarda, stanno le grotte. Le vedi? Che poi si costeggiano lì. Le trovate? Vedi? E qui sono le grotte. Ok, ecco, le vedi? Ah, ecco. Che spettacolo, eh? Già sei venuto, ecco. Tu guarda che roba, mamma. Allora dovrebbero starci a freddo. Guarda, guarda. Questo in realtà era il vero eremo. Qui poi possiamo pure stuzzicare. Guarda, vediamo prima un primo giro così e poi ci devono stare degli affreschi che saranno all'interno di sotto. Eccolo. Ecco, vedi? Ecco, guarda. Ecco. Guarda, eccoli qui. Ok, qui ci togliamo lo zaino. Sono quelle scritte alla natura. Sì, ci togliamo lo zaino. Qui ci dovrebbe stare anche una sorgente d'acqua, guarda. Qui c'era anche una costruzione. Guarda che roba. Qui c'era una costruzione. Qui c'era una costruzione. Ok. Io faccio anche una pre-indagine anche qui, perché... Però ecco qua gli affreschi. Guarda qui che roba. Questo era l'eremo di San Leonardo. E in questa grotta dove lui viveva, pregava, si era ritirato. Guardate che affreschi che ci sono dipinti qui. Su queste pareti rocciose, guardate, voi guardate che affreschi, e a quello che vedo sono anche di notevole fattura. C'è chi si diverte anche a scriverci sopra le loro firme con le date. Guardate questo volto.
E poi chissà, ce ne saranno qualcun altro adesso lì dentro. Vediamo. Ma sembra di no, mi sembra che. Boh, quando avevo letto mi sembra che c'erano solo questi. Però questi erano dalla parte dove c'era la costruzione della casa qua. E poi qui c'è tutto l'interno di questa grotta che cammina. Quasi sembra. Sembra, facce caso, sembra una bocca con i denti. Guarda, queste rocce qui sembrano denti. Una bocca aperta, come una balena. Wow! Adesso entriamo dentro. Adesso entriamo dentro questa bocca. Sembrano denti queste. A perlustrare più in alto. Sì, quella era la zona del vero Elmo, la chiesa, vedete che c'era questa. Però ecco, questi affreschi che sono stati fatti proprio sulla pietra, non in modo piano, capito? Proprio sulla pietra. E dovrebbero comunque metterci qualcosa per perseverarli, per proteggerli. Anche perché l'itinerario c'è. Può essere un'attrazione, un qualcosa che i turisti possono venire tranquillamente ad osservare. Ma se vengono qui sono liberi anche di scrivere le tante cazzate. Le tante cazzate. Wow. Ecco. Anna, l'Anna ti amerò. Oh, sempre. Simo Sami al centro dell'universo. Oh, al centro dell'universo. Wow, ti vedo piccolo piccolo, sei per chissà quanta altezza sono io. Invece, wow, qui siamo all'interno della bocca. Ecco, questi sono i denti, vedi? Questi sono i denti. Io mi trovo all'interno della bocca. Diego, sono all'interno. Adesso voglio accendere il K2, vediamo se qui possiamo avere qualcosa. Wow. Piano, Certo che io riflettendo alla leggenda di quella bambina fantasma che gioca a palla e cascata. Oh, ma io dico ma dove? Piccolo. A parte qui, non qui perché questo è l'eremo di San Leonardo, ma in quella casa si parla di questa bambina. Ma o qui o lì, giocare a palla qui sotto qui così, va, poi sia cascata. Beh certo, cascare è facile, cascare dai precipizi. Questo sì. Però che stava qui a giocare a palla, mancano gli spazi adeguati. Ecco. Aspetta un secondo. Ma tu guarda che posticino che si era scelto questo santo. Beh, certamente qui fa fresco, eh? È un bel freschino, frescolino. Ok. Fresco e fresco. Come facciamo? Pure pieno di zanzare. E beh, zanzare non mancano mai. Andiamo dritti là. Quelle assomigliano alle pestarole etrusche. Sì, è una pestarola quella. Si vede che in origine qui c'erano anche qualche etrusco, Quindi e forse San Leonardo ha fatto il suo eremo sopra dei ruderi etruschi.
può essere. Ma tu guarda, sembra veramente una bocca. Anche lì quei cosi che sembrano denti. Qua. Una specie di salatitti lì. Sembrano denti, bro. Posticino. Questo qui che poteva essere secondo te? Quello ho visto prima. Questo sembra una specie di edicola di Unit. Strano, è strano un po', però. Vedi? Non so che dirti. Quello dicevo via. Come si trova su questo rudere di casa di... O è un edicolo e c'era una madonnina, perché insomma è quelle cose che. Oh. Sembra che ci avesse una funzione come se fosse un. Ma è piccolo, un tubo di qualcosa. Che ti posso dire? Ma non è un tubo di. Dall'altra parte non c'è niente. È solo. Dall'altra parte c'è il terreno, bisogna vedere che cosa c'è. C'è, ma secondo me è una piccola edicola o qualcosa, c'era appoggiato qualcosa. Sai quelle piccole urnette che si trovano anche all'interno delle chiese, no? Medievali, no? Mettiamo. Qualcosa del genere. Wow, uno spettacolo comunque qui, eh? Vedi, qua non c'è niente. Cesso. C'è scritto cesso. Che ne sai? Potresti aprire un angolo. Non mancano. Io definisco cretini queste persone che vengono qui e si divertono. Cioè, questo potrebbe essere valorizzato veramente come si deve, questo. Ci troviamo in un eremo. Accendo pure in modo fisso. Noi siamo lontanissimi. Noi siamo lontanissimi. Lì sopra tu stai il bastone. C'è il rilevatore. Lo vedi? L'ho visto prima. Ecco, qui, dove c'è il bastone. C'è il rilevatore, ogni tanto è fisso. No, ogni tanto è fisso. Qui si affresca. Anche qui c'è una pescarola. Sì. Ma qui senz'altro era un insediamento etrusco e sui ruderi degli etruschi San Leonardo ci abbia fatto la sua dimora, diciamo. E mo non so quanto tempo ci sia stato qui, ma insomma qui è pieno di eremi qui a Monteluco, Diego. Tra l'altro, come ti dicevo, su dove c'è il Sacro Bosco, nel santuario di San Francesco, c'è anche la grotta in cui Sant'Antonio da Padova. Ma tu devi pensare, e anche Francesco Beccaria e altri. Ma è un metro per un metro quella grotta. Io sono entrato dentro, c'è proprio il filmato. Cioè, come facevano a stare lì? Se si sedevano e... Un metro per un metro sarà quella grotta di Sant'Antonio da Padova. Un posto straordinario, magnifico, e un'aria salubre veramente. Io quando vado lì mi carico di energia, proprio divento pimpante come un ragazzino. Poi mi capita di vedere queste cose e il mio essere pimpante non esiste più. Vorrei spaccare il mondo.
o spaccare la testa a tutti coloro che dovrebbero custodire queste testimonianze, invece se ne fregano completamente. Ma questo purtroppo è il nostro problema qui in Italia. Cose di questo genere esistono tantissime. Tutte queste cose così trascurate. E come dicevo prima, sono anche di notevole fattura. Completamente dipinti sopra la roccia, neanche in piano, che abbiano fatto un qualcosa per mantenere in piano, proprio sulla, così, dipinti sulla roccia. Ed è veramente una... Sarà proprio per la... Insomma, la tecnica, l'esecuzione è fatta con questi colori scuri, che poi sono terrosi, e forse per questo che si sono anche mantenuti, perché se fossero stati colori più acquarellati, più pastellosi, insomma, a quest'ora queste opere non ci sarebbero più. Certamente non mancano questi cretini, che lo ripeto, ecco, noi assistiamo a queste opere, invece dobbiamo stare a leggere Fuma, Le Canne, Ipsia, la data, Ipsia, eccetera. Insomma, anche questi fanno parte degli affreschi, sono gli affreschi fatti dai cretini. Cretini, bro. Ragazzini, ma alle volte sono anche grandicelli, perché non credo che i ragazzini, qui vengono le coppie, le coppiette, le vogliono lasciare la loro firma, capito? Fanno queste cavolate su questi splendidi affreschi. Continuava, cioè, scendeva giù l'affresco, scendeva tutto giù, sì, arrivava fino giù, c'era tutto il corpo di questa figura, senz'altro. Questa è l'impressione di essere un angelo, sì. Questa Gesù forse, e qua dovrebbe... Credo di aver letto da qualche parte che, ma adesso vedo su internet che ci sta scritto cosa rappresenterebbe, forse vedi, da uno studio. La particolarità del, sì, da uno studio fatto. Vedi che sì. Il naso sembra in 3D. Sì, infatti, è proprio questo il bello di questi affreschi, fatti sulla roccia, che danno anche proprio una certa impressione tridimensionale. Poi qui. Poi come dicevo prima, guarda. Sono affreschi fatti proprio sulla pietra. Sì, capito, vedi? Proprio sulla pietra. Scusa, ma lì, per esempio, dove c'è l'affresco? Non ti sembra che l'affresco sia stato fatto sopra la vernice rosa? No. O forse questa cosa rosa sia proprio una... Vedi che sta anche lì su. È proprio una caratteristica di questa pietra. Mi chiedevo... Vedi là quanta rosa? Oppure si hanno spruzzato un po' dappertutto, perché potrebbe essere quella vernice che di notte alla luce fluorescente illumina la grotta, forse ci hanno fatto qualche rappresentazione, qualcosa, capito? Eccoci. Se riesco a... vorrei andare vicino a quell'affresco, ma mi sa che qui ci riesco. Non devo mettere il piede qui. Fai attenzione. Sì, ma devo mettere il piede per salire. Forse faccio prima fare il giro, aspetta. Intelligente sono io. Ecco, se passo da qui, io riesco ad andare vicino all'affresco. Ecco. Occhio franco. Beh, più di tanto credo che qui... Qui devo stare piegato. Queste ragnatele che distruggono anche. Volevo vedere questo. Anche qui sembra che ci sia Gesù. Quest'altra figura, non so cosa sia. E questo è, o forse è proprio questo Gesù. Però è la stessa immagine che abbiamo ritrovato, Diego, dentro il convento, quello di Sant'Antonio. Dentro la chiesa, credo che era questa immagine, che poi controllerò.
È un peccato, veramente un peccato. Questa è un'opera d'arte. È anche abbastanza di notevole fattura, ripeto. Provo a scendere da qui. Wow. Scendo. Wow. Che bisogna fare? Che avventura sarebbe se non ci siano queste cose. Ecco, sono andato dentro la pesterola degli etruschi. Adesso facciamo un buon vino. Come? Eh sì, perché queste qui agli etruschi le usavano per fare il vino. Mettevano dentro le loro uve e poi, insomma, ci pigiavano sopra e ci facevano il buon vino. Dagli etruschi noi abbiamo imparato e forse continuiamo ad imparare tantissime cose, che in molti dei miei video racconto di queste cose. Il popolo etrusco era un popolo abbastanza intelligente e da seguire. E ancora oggi è anche un mistero, infatti diciamo il mistero degli Etruschi. Tante cose ancora dobbiamo studiarle e capirle. Però ci hanno insegnato tante cose, soprattutto nelle opere di ingegneria. Wow, noi andavamo a spendere soldi per quei cannoloni, bastava fare una buca, qualcosa c'era, perché se per starci gli affreschi, forse c'era un angolo che, ecco, una specie di, come si dice, di arcata con... Poi anche questa grotta qui ha il suo significato. Quello che prima stavo dicendo, che non mancano i cretini che vengono qui, che oltre a imbrattare con le tante scritte, questi che comunque, il che si dica, sono monumenti, appartengono alla nostra storia, con quegli affreschi sporcati da queste scritte, anche queste pietre, guardate. E poi anche la sporcizia che mettono, ecco, guardate dietro, che si sta adoperando per ammucchiare tutta questa sporcizia tutta da una parte. Insomma, quel minimo di, come si dice, di educazione per un luogo che comunque è un luogo da preservare, da custodire, da amare. E uno può venire qui, ci può passare qualche minuto, anche qualche ora, però questo non vuol dire che deve venire qui a imbrattare o a sporcare e fare i comodi propri. Ecco, guardate dietro, bisognerebbe fargli il monumento. Quanta sporcizia, in un attimo guardate quanta ne ha accumulato. Comunque, purtroppo questa è la realtà. In tanti altri luoghi dove siamo stati, troviamo dappertutto sempre la stessa cosa. Parliamo, però poi al dunque... Nessuno fa nulla. Ok, Diego, continuiamo il nostro giro. Adesso andiamo. Beh, una botta che l'abbiamo fatto. Beh, dai, vabbè, però poi quello che dico, per carità, è onorevole. È nobile quello che stai facendo. Però quando è domani, senz'altro verrà qualcuno che sarà addirittura capace di... Insomma, tu l'hai ammucchiato e qualcuno che si diverta a rimetterli di nuovo. Ecco, sì, una busta. Ci dovrebbero pensare chi è pagato per questo. Qui non so, credo che anche questo faccia parte del comune di Spoleto. Certo. Se ogni tanto il comune di Spoleto mandasse qualcuno qui a dare un controllo, una pulizia, fare anche le multe a chi veramente se le merita, e qualcosa piano piano, come si dice, aiuterebbe a... perlomeno a sensibilizzare. Ok, continuiamo. Adesso lasciamo questo straordinario eremo di San Leonardo per adesso, perché senz'altro ci ritorneremo, e andiamo in quella rudere di casa che si trova poco prima di queste grotte, dove la leggenda narra di quella bambina che giocando a palla precipitò
nel precipizio, e da allora la gente del luogo qui di Spoleto narra che specialmente nelle serate di luna piena questa bambina si ode un lamento, eccetera eccetera. Insomma, andremo lì, ci soffermeremo in quei ruderi, faremo delle indagini e vediamo se riusciamo a capire se questa storia sia vera oppure no. Ok, a dopo. Continuiamo il nostro giro, andiamo su e basta, non... popoli tutto quanto. No, stavo vedendo che almeno adesso quando tu arrivi da qua, non vedi che la sporcizia, vedi tutto abbastanza pulito a parte ecco. Le fitte, lo so, perché prima ha fatto una brutta impressione. Sì, appena arrivi sì, invece così già è diverso. Infatti è vero, quando arrivi da lì, dal sentiero, dà un altro effetto non vedere quella sporcizia a terra. Tutte queste scritte che naturalmente è una cosa incredibile. Guarda qui, Anna, ti amo, scusa per tutto. Per tutto. Peccato, veramente mi piange il cuore a parte a spazzatura, ma quelli affreschi. Quegli affreschi con quelle scritte sopra è veramente una cosa ancora peggiore. Comunque, ecco. Purtroppo non mancano i cretini. Veramente è un posto dove senz'altro ritorneremo. Comunque, l'eremo di San Leonardo. Veramente molto interessante. Bene, wow, adesso che abbiamo finito la giornata, è veramente una giornata dolcissima. Guardate che spettacolo di rocca a quest'ora. Questa è la rocca albornoziana di Spoleto. Questo qui, e come mai ci passano delle persone, guarda, non hanno aperto, però ci sono delle persone che nonostante il divieto stanno transitando sul ponte. Che sarebbe vietato fino al 31 di ottobre. E lì sotto lì c'è la struttura, la location dove siamo andati e dove ci sarebbe quella leggenda di quella bambina che ho appena detto, che sarebbe cascata. Da qui si vede abbastanza bene, sarebbe quella la casa. Poi subito lì a sinistra ci sarebbe l'eremo di San Leonardo. E come vedete c'è uno strapiombo veramente, beh, insomma, se si casca da lì difficilmente ti salvi. Beh, quella sarebbe la struttura da dove siamo andati. Adesso siamo prima scesi poi risaliti e ci stiamo ritornando verso la nostra macchina, che c'è anche una bella fontana d'acqua fresca veramente buona lì, che io sono rimasto senza acqua e ho sete. Adesso andiamo lì e beviamo, vero Diego? Ce la scoliamo tutta qua, sorgente. Wow!